Ma intanto è vergognoso che dopo un anno e mezzo di pandemia, con tutti i lavoratori in trincea, in campo, che sono stati reperiti con modalità così precarie e flessibili, vengano sbattuti fuori senza la possibilità di partecipare a un bando e vedersi riconosciuti i titoli e il know-how acquisito sul campo, in trincea. Lo scorso anno noi avevamo portato all'attenzione della giunta regionale una norma che andava in questa direzione, per i precari della sanità, quelli che purtroppo venivano arruolati con le agenzie interinali, con le cooperative. Quindi il tema, il punto di sostanza era quella di riconoscere il know-how acquisito. La norma è stata stravolta perché la maggioranza non ha voluto accogliere questo punto e noi facciamo appello di tornare su quella norma e di dare la possibilità a centinaia di precari e di famiglie di trovare risposta rispetto a questa enorme esperienza che hanno acquisito sul campo, ma anche a questo straordinario lavoro che in tempo di Covid hanno fatto per tutta la comunità abruzzese.